Ci troviamo nella biblioteca del Santuario di Europa con l'archivista del Santuario di Europa Danilo Craveia e con Fabrizio Bottelli del Giardino Botanico di Europa. È una giornata, quella europea del patrimonio, organizzata dal Ministero, nella quale Danilo siamo andati alla scoperta innanzitutto di questo luogo incredibile che non avevamo mai visto e di volumi particolari. Quanti volumi e cosa c'è in questa biblioteca? Allora, in questa biblioteca sono conservati circa 13.000 volumi che coprono un periodo storico che va dalla fine del 400, quindi quelli che si chiamano gli incunaboli, ai giorni nostri. La biblioteca del Santuario d'Europa, anche se siamo all'interno di un santuario, non ha un connotato, diciamo, esclusivamente religioso, ma ha un connotato globale. Qui dentro c'è un po' tutto lo scibile umano, proprio perché la formazione della biblioteca non è esclusivamente religiosa, ma si è formata attraverso donazioni anche di laici che di religioso non avevano nulla. E qua sul tavolo, tornando ai libri religiosi e poi passeremo alla natura con Fabrizio, abbiamo notato ad esempio una Bibbia poliglotta, è una curiosità. È una curiosità interessante, è una raccolta di 6 volumi che contiene appunto la Bibbia, ma esplicitata, tradotta in più lingue a fronte, e questo serviva per gli studiosi della metà del 600 per confrontare le varie versioni, e oggi ci restituisce una cosa davvero molto interessante con alfabeti che non sono assolutamente i nostri, una curiosità e anche una piccola rarità bibliografica. Un po' come il Google traduttore dei tempi. Assolutamente, solo che questo bisognava sfogliarlo ed era anche pesante da spostare. Mi ha anche incuriosito nella breve introduzione che ha fatto la questione del ci sono anche dei volumi sulla cavalleria, sul trattamento dei cavalli. Sì, come dicevo, l'approccio di formazione di questa biblioteca è veramente molto vario, e quindi questo Gaspare Galleani Dagliano, che era un nobile che si occupava anche di, diciamo, o si interessava di questioni militari, ha lasciato in eredità svariate centinaia di volumi, e alcuni di questi contengono appunto interessi che riguardano l'arma di cavalleria e ovviamente la cura del cavallo, perché la cavalleria si basa su quello. Va bene, grazie Danilo. Abbiamo parlato anche di libri, di natura e di erbario. L'erbario però non è un libro, Fabrizio. Ah no, perché? Non è vero. No, 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 anzi, gli erbari più antichi, quelli che risalgono al 500, al 600, sono proprio, erano rilegati come libri. Poi si sono resi conto che le piante così non si conservavano molto comodamente, diciamo, e quindi hanno iniziato a utilizzare questo sistema che vediamo qua. Ma poi sono dei libri, come dire, particolari, se vogliamo, però è sempre comunque un deposito documentativo, un deposito di informazioni che sempre più viene rivalutato, tra l'altro, ma che è importante comunque conservare, perché è un pezzo della storia, in questo caso stiamo parlando di un pezzo della storia del Santuario di Europa. Tu curi il giardino botanico, ormai sei un amico dei nostri servizi, sei un po' erede di una tradizione che abbiamo capito di studio della conca di Europa, il giardino erede di un studio della conca di Europa che parte da lontano. Ora, sull'eredità io ci andrei cauto, nel senso che non vorrei essere investito di una cosa che poi dopo dimostro di non essere in grado di portare avanti. Faccio parte, sì, di un blocco di persone che hanno iniziato ad occuparsi delle scienze naturali, della storia naturale del territorio e che per una serie di motivi diversi è venuto ad occuparsi anche del Giardino Botanico di Europa e di conseguenza anche del patrimonio che l'amministrazione del santuario ha affidato nella gestione. Non bisogna dimenticare che comunque la proprietà dell'erbario di Europa è del santuario e noi ce ne occupiamo semplicemente dal punto di vista della cura, della manutenzione, ma questo è un patrimonio che non verrà mai, come dire, scisso dall'amministrazione del santuario. Entrando quello che abbiamo visto, chi ha raccolto queste piante, in che modo e quando si possono vedere? Allora, quando si possono vedere, come quasi tutte quelle che sono i beni culturali di un certo tipo, di un certo pregio, non sono inaccessibili al pubblico, sono tutte documentazioni accessibili al pubblico che
però deve essere in qualche modo regolamentato, deve essere fatto su prenotazione, per esempio, eccetera, eccetera. Quando questo erbario in particolare risale ai primi anni del Novecento, tra il 915, il 917 e il 1926, quindi stiamo andando verso il centenario, quest'anno il centenario delle prime raccolte dell'erbario di Europa, sono state innescate da un personaggio molto influente all'epoca, che era Oreste Mattirolo, che è stato direttore del Regio Orto Botanico di Torino e che era un po' una specie di prezzemolino delle istituzioni scientifiche piemontesi all'epoca, quindi stava un po' dappertutto, è venuto anche ad Europa e ad Europa ha trovato questa pubblicazione straordinaria fatta da un padre barnabita, Giuseppe Pellanda, che si intitola La flora estiva del Monte di Europa, e questo gli ha stimolato in qualche modo l'idea di continuare a fare questa ricerca, e ha mandato i suoi sottoposti a raccogliere piante nella vallata, e il risultato sono questi campioni, 1324 custoditi qua in Santuario di Europa e poco più di 200 custoditi nel museo del liceo classico di Biella. Ci troviamo in Piazza Cisterna, il Piazzo di Biella, con Diana Sartori dell'associazione Noi del Piazzo. Noi del Piazzo, che per la quarta volta organizza Natural Bee Life. Di cosa si tratta? Allora, Natural Bee Life è una manifestazione dedicata agli stili di vita sani e naturali. È organizzata in quattro aree, che sono l'alimentazione sana e naturale, l'abbigliamento etico e le fibre organiche come cotone, lino, lana e così via, il settore casa e arredamento ecosostenibile e il settore del benessere, inteso come benessere olistico, che è corpo, anima e spirito. Tutto nella splendida cornice del borgo medievale, che insomma quest'estate è stata protagonista di tanti eventi. Tantissimi eventi, sì, infatti diciamo che la missione dell'associazione Noi del Piazzo è proprio quello di rilanciare il borgo medievale e quindi di creare un afflusso di turismo e anche di persone del territorio che vengano a riscoprire insomma uno dei luoghi sicuramente più interessanti e con palazzi storici che proprio in occasione di queste manifestazioni sono aperte, sono visitabili con delle visite guidate anche. Peraltro oggi, oltre alle aperture dei palazzi, anche della sinagoga, una cosa non eccezionale, non di tutti i giorni. Non di tutti i giorni, sì. Proprio questo pomeriggio dalle 2:30, con cadenza ogni mezz'ora, sarà possibile entrare e visitare la sinagoga di Biella, e questo è abbastanza eccezionale perché non è sempre possibile visitarla. Va bene, allora vi ringraziamo, vi salutiamo, anche perché qui siamo insomma travolti dalla folla che vuole arrivare a Piazza Cisterna. Grazie e complimenti per la manifestazione. Grazie mille, grazie a voi. Musicale, abbiamo deciso di chiamare così questo spettacolo perché parliamo di doppi sensi, giochiamo proprio sul doppio senso dello scambio e della coppia, e parliamo un po' di tutto quello che si può scambiare e ci si può scambiare, ecco, questo è il significato vero e proprio. E poi siamo anche due scemi, quindi abbiamo deciso di dare un titolo un po' più... No, lui è scemo, adesso fa di no, sta facendo di no in realtà con le dita che è lì dietro, ma è scemo lui più di me, anzi, è più vecchio, essendo più vecchio è per forza anche un po' più scemo. Beh, allora, anzitutto perché sono conosciuto e quindi ho pensato bene di far conoscere anche questo mio lato, che è, insomma, il lato comico, che, devo essere sincero, in me in nuce c'è sempre stato, solo che
un po' per timidezza, perché fondamentalmente sono un timido, un po' per timidezza, un po' perché non c'era l'idea, non c'era forse la possibilità, ma direi più l'idea, non ho mai sfruttato, per meglio dire, esplicitato questa mia vena comica. E questo spettacolo mi dà l'occasione di unire la musica con la comicità, che quindi è molto interessante. Si parla di teatro canzone perché ci sono pezzi recitati comici, ci sono monologhi, ci sono dei pezzi che magari sono un pochino meno comici e ci sono dei pezzi che non sono assolutamente comici, e poi chiaramente c'è la musica che lega tutto quanto lo spettacolo, sia come sottofondo che come brani cantati, ecco. È tutto collegato alla fine. Allora, in questo spettacolo l'idea era di utilizzare le canzoni che tutti quanti noi conosciamo dagli anni 40 agli anni 2000, le canzoni più famose che tutti quanti abbiamo canticchiato, per in qualche modo infilarci la nostra battuta comica, sfruttando il testo della canzone, oppure cambiando il testo della canzone, oppure ancora sfruttando solo la melodia, come melodie bellissime di Morricone o melodie conosciute che vengono utilizzate proprio per sottolineare al meglio il copione. E come va l'apparecchio acustico? Sono le 8 meno un quarto. Vi aspettiamo sabato 7 ottobre alle 21:30 presso l'auditorium comunale di Gaglianico per vedere lo spettacolo. Quale si chiama? Scambi di coppia. Scambi di coppia. 7 ottobre 21:30. Oh, venite! Sì, che cambia la chitarra, questa qui l'ha usata da 50 anni, poverino. Ciao! Ciao!